La differenza tra chi perisce e chi sopravvive sta tutta nel grado di preparazione. Guardati in giro, fruga in cerca di provviste, tieni il rifugio ben rifornito e fai ciò che devi. Cristo santo, ho appena capito dove sei. È l'appartamento di Ron Friedman. Lì dentro troverai solo un imbecille che ha distolto i corvi dalla verità. Se intendi entrare, fai attenzione. Quel bugiardo di Ron Friedman ti racconterà un sacco di stronzate. Non credergli, ti metterà nei guai. Yes.
drone al piano di sopra. Dovrai passare attraverso un condotto dell'aria. Thank you.
Qui, Prepper. Il segnale è debole. Ti sto perdendo. Ah!
Sandra, a tutti i corvi. In ED 6, 18, 19, 22 e 34 sono stati spazzati via dagli avvoltoi. La situazione è instabile. Ron, rispondi, sono Sombra. Ron, tra meno di 12 ore ce ne andremo. Ron Friedman, se non la smetti di ignorarmi, giuro che... Rispondi, Ron! Ti prego! Qui Prepper, mi senti? La situazione sta precipitando. Trova la cucina e usa lo scarico dei rifiuti. È la via d'uscita più rapida.
Hai trovato Studium Contagione di D. Ha un valore inestimabile. Se solo fossi arrivato prima. Ho provato a salvarli. E c'ero quasi. Ma ciò che sopravvive... non la si può chiamare vita. Sono sollevato che i colleghi dell'Omega non abbiano dovuto assistere a questo. Oddio. Questa è l'ultima lettera di Dia, Francis Bacon. Caro Francis, eccetera, eccetera. Sì, parla del codice della panacea. Ora, i corvi dicono di conoscere questo codice. Devono essere a Londra, da qualche parte. Se riuscissimo a mettere le mani sulle lettere e a recuperare il codice, potremmo trovare una cura. Ora... non devo arrendermi. Ho fatto un giuramento alla mia professione di squarciare il velo dell'ignoranza con la scienza. E così farò. A dopo.